L'accordo sui concorsi non risponde all'obiettivo di semplificare la procedura concorsuale e mettere la scuola nelle condizioni di ripartire il prossimo settembre. Per la FLC CGL Molise l'accordo raggiunto non snellisce la procedura perché sostituisce il quiz con una prova scritta a risposte aperte a cui poi seguiranno formazione e prova orale selettiva, con il risultato che i tempi di espletamento del concorso si allungheranno piuttosto che accorciarsi. Questo è un accordo politico di cui abbiamo avuto notizia tramite agenzia, quindi noi vogliamo innanzitutto leggere il testo, ma da quello che ci sembra non è stata data risposta a quelle che erano le nostre richieste. Noi volevamo che da settembre ci fossero tutti quanti docenti in classe, invece ci sembra solo un ennesimo rinvio e rischiamo di ritrovarci nella stessa situazione di partenza. Per il sindacato ci si troverà di fronte a un nuovo anno scolastico che comincerà con oltre 200.000 cattedre scoperte in tutta Italia, oltre 500 in Molise, avvicendamento di supplenti e difficoltà per famiglie e alunni. Senza tutti i docenti in cattedra a settembre, conclude il responsabile della FLC CGL Pino La Fratta, si parte davvero col piede sbagliato. I molisani, i precari, i docenti molisani precari sono tanti, sono circa 500 e rischiano di aumentare anche in virtù dei pensionamenti. Il concorso straordinario era per le prime 100 persone e poi dopo c'era un concorso ordinario per ulteriori 120 persone. Però bisogna ricordare che si tratta di docenti che da anni lavorano all'interno delle scuole, sono stati già selezionati con corsi di formazione, hanno svolto comunque attività all'interno delle quali hanno fatto vedere come sono indispensabili nelle scuole molisane. Ora bisogna stabilizzarli. Noi non siamo contrari al merito né tantomeno alla selezione, diciamo solo che questa selezione può avvenire dopo, quindi bisognerebbe prima di tutto assumerli tramite una graduatoria per soli titoli, dopodiché al termine di un anno di formazione è possibile fare poi la prova selettiva, però l'importanza è partire a settembre con tutti quanti i docenti in cattedra. Già abbiamo tanti problemi per l'emergenza epidemiologica, rischiamo di aggiungerne ancora altri.